In realtà è che oggi l'Italia ha bisogno di leader nuovi, innovativi. E sotto questo punto di vista Di Maio è stato un leader nuovo e innovativo. Pietro Grasso ha rappresentato una linea di continuità col passato. È chiaro che noi, in un territorio come Teramo, dove non avevamo, noi siamo un blocco della sinistra che si è staccata dal PD, no? Faccio il Certo. caso di Articolo 1. Alle regionali del 2014, come gruppo politico, noi abbiamo preso 2.700 voti. Oggi ne abbiamo presi 4.426, è un dato da cui ripartire. Non è un dato che Sicuramente. ci soddisfa perché il popolo di sinistra che doveva votare per noi, che sentiva delle esigenze sociali a cui noi siamo particolarmente sensibili, ha votato il Movimento 5 Stelle. E sono le persone che vivono una difficoltà, un disagio. E sono quelle persone che noi incontravamo nei mercati e che ti esprimevano rabbia, ti esprimevano dissenso, ti esprimevano rancore verso un modo di fare politica che era vecchio, che era consumato. È chiaro che il progetto Siete di Liberi Uguali è partiti tardi? 20 giorni di Siete partiti campagna tardi perché elettorale, la campagna certo. elettorale è stata Ma noi lenta? poi peraltro abbiamo avuto qualche difficoltà sulle candidature, perché noi inizialmente avevamo chiesto al sindaco di Giulianova di candidarsi, di rappresentarci. Poi a livello nazionale si è fatto un regolamento che poi peraltro uno può anche giudicare giusto, che era quello di dire che i sindaci, i consiglieri regionali devono terminare il proprio mandato. Gli elettori hanno parlato chiaro perché il Partito Democratico alle elezioni del 2014 ha preso il 27,5% in Ma in provincia di Abruzzo oltretutto sta Teramo. sempre 6 punti sotto il Sì, nazionale. ma il dato su Teramo è che tre consiglieri regionali della pattuglia che fu eletta nel 2014, che presero il 27,8%, oggi prendono il 15%. Hanno dimezzato i loro voti, non sono venuti in Liberi Uguali quei voti, sono andati ai 5 Stelle, perché probabilmente sono riusciti a recepire le istanze delle persone in difficoltà. Ma anche la campagna del Partito Democratico non è stata una campagna elettorale densa di contenuti. Bandi regionali usciti all'ultimo minuto, sulle assunzioni alla tua, i commissari all'ater, il bando regionale per finanziare le imprese nel cratere a pioggia dati a tutti, senza, anche a coloro che non avevano subito danni da terremoto. Un Partito Democratico che non aveva un'idea di governo di rilancio di questa provincia. Ci è sembrato privo di contenuti, ma più attento a distribuire le ultime prebende che aveva da dare.